la legge del karma. Ogni qualvolta noi facciamo un'azione mossi dall'ego e non dall'anima, quindi senza quel moto profondo di cui ti parlavo prima, ma semplicemente perché magari siamo spinti dall'educazione che abbiamo ricevuto, dalle mode, da tutto ciò che è il contorno, no, sociale della società in cui siamo immersi, allora lì subiamo quello che noi definiamo un karma, un colpo di ritorno, situazioni che non sono così piacevoli da vivere. E se non è subito, è tra un po', cioè è sempre così, non ci risparmia questa cosa. Perché l'universo, questo grande disegno, ha il suo progetto. A noi non resta che andare con o andare contro. Quando vai contro, ti acchiappi quello che noi definiamo il karma, che viviamo come una punizione, ma non è una punizione, semplicemente ci siamo discostati dalla strada. Quando invece ragioniamo in termini di anima, allora lì siamo in armonia con le leggi dell'universo e non c'è quel patimento, quella drammaticità che invece si vive quando si è mossi dall'ego.